come un disegno scritto dal destino, qualche tempo fa. Come se dovesse andare per forza così, e in fondo l'abbiamo capito solo mercoledì. Per una sfida lunga una stagione, dove si intrecciano passato e presente, dove l'arancia meccanica di Baronio si intreccia con il blaugrana dell'ex Cardone, dal pio dodicesimo di Albano Laziale è il terzo, il quarto e ultimo atto, e il Football Club vi do il Perconti, ancora una volta, ma vale, la finale allievi Elite. E allora, andiamo subito a leggere le formazioni con il classico 11, ormai si può dire, di mister Baronio, nota scorta Ferrari, Liburdi, Boido, siciliano in pallomeni, Bernardi, Chidi, Meledandri e Fratini. In panchina il tecnico degli Orange lascia Capasso, Maestrelli, Sconciaforni, Signorino, Achilli, Cunzo e Craxi. La Vigor Perconti di Cardone risponde con Franca Bandiera, Morazzo, Fragni, Brunetti, Cacciacan, Zappalà, Barbarisi, Sanesi, Sadì, Persea e Di Marco. In panchina Fabiani, Dafano, Valentini, Paolillo, De Battistis, Santoro Antonio e Santoro Edoardo. Arretrare, dribbling da parte di Bernardi che se ne va con il sinistro, prova a servire dall'altra parte e riesce la conclusione. Franca Bandiera è lì e senza alcun problema può bloccare la sfera in due tempi. Sono le torri di Baronio con Chiti che è l'ultimo sulla destra. A tagliare verso il centro, ottima la conclusione da parte di Fratini, costringendo Franca Bandiera a rifugiarsi in calcio d'angolo, primo corner da parte degli Orange. Allora Sadì su Boido, il pallone rimane a metà strada tra Boido e Nota, lo stesso Sadì in pressione, viene chiuso poi dall'altra parte anche da De Marco, problemi a metterlo direttamente fuori, sbagliata però l'uscita da parte di Barbarisi in quel caso. Allora Fratini prova a mettere di nuovo in area di rigore, buca direttamente Fragni e Zappalà lo mette in calcio d'angolo in qualche modo il proprio compagno. Si abbassa allora Fratini, 1-2 chiuso con Meledandri, ancora verso Fratini che entra all'interno della rigore, prova la conclusione, il pallone resta lì per Chiti ed è il vantaggio del Football Club con Meledandri al minuto numero 39 del primo tempo, nell'unico vero tiro in porta fatto dal football, nell'unica occasione lasciata dalla Vigor, il gol da parte degli Orange. Meledandri che trasforma l'azione da difensiva in offensiva, si va dall'altra parte del campo, cerca di entrare in area di rigore, scorta la traversa da parte di Impallomeni, traversa clamorosa e occasionissima per il football. Battuta morbida, palla che va all'indirizzo di Santoro. Allora è Brunetti che prova a riscodellarlo al centro, anche il colpo di testa pericolosissimo all'indietro del Football Club. A profondità dove agisce il numero 17 Andrea Cunzo, riesce ad entrare in area di rigore, prova la conclusione, chiuso da Caccia, sarà calcio Santoro, ancora per Persia che è venuto a fare il playmaker basso, palla in verticale, prova per Santoro, pallone al centro, Siciliano ha fatto una chiusura da grandissimo. Personalmente sono curioso di sapere quanti minuti ci saranno di recupero, mi sembra che abbia indicato 4, anche perché ha bloccato il gioco mille volte durante questo secondo tempo. Mentre il football è tornato in possesso del pallone, ancora Sconciaforni, lo lascia andare dall'altra parte verso Signorino, c'è Cunzo vicino a lui, non viene servito perché viene dato in profondità proprio per Sconciaforni, il dribbling, la conclusione, il 2-0, splendido, al 40° del secondo tempo, uno all'inizio, uno al secondo tempo, 2-0, il Football Club penso che si assegni il titolo. Sì, è finita praticamente la sfida, Sconciaforni ha fatto una grandissima giocata, ha saltato con un sombrero il difensore blaugrana, ha lasciato che il pallone scendesse per colpire con il sinistro, pallone in fondo al sacco, Football Club 2-0, finale a via del Baiardo. Profondità e finisce qui, il Football Club è campione regionale allievi Elite per la stagione 2014-2015 con il gol di Meledandri al 39° del primo tempo, il raddoppio di Lupo Sconciaforni al 40° della ripresa. Erano fondamentalmente dall'inizio i favoriti, si sono rivelati tali, doppietta dall'anno scorso a quest'anno. Baronio può essere soddisfatto, primo tutto, il primo titolo per il Football Club. Sì, devono essere soddisfatti specialmente perché hanno vinto una partita combattuta, non è stata una partita facile o una partita scontata, quindi quando si soffre, si lotta e si riesce finalmente a raggiungere poi l'obiettivo finale sicuramente è una soddisfazione doppia. E sicuramente sarà anche una soddisfazione per Baronio che ha cominciato questa grande stagione con questi ragazzi che oggi si proclamano campioni e possono festeggiare finalmente per l'operato di tutta una stagione. Attenzione!